Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, già decisamente più abbronzata dello scorso, nel quale vi anticipavo che oggi sarebbe stata una giornata un po' più speciale, un po' più particolare, insomma tutto speciale quando si è a Zanzibar, però oggi andremo a fare un'escursione. Più precisamente andremo a fare il Safari Blu, che consiste nel prendere la barca e poi andremo a visitare vari posti, tra cui una lingua di sabbia che esce completamente in mezzo al mare, come se fosse una vera e propria isola, molto piccola ovviamente. Con la bassa marea, perché qui il fenomeno delle basse maree, magari ve lo spiego più tardi, è veramente pronunciato, si vede molto come cambiano. E dovrebbe chiamarsi Quale Island, Island, ripeto, tra virgolette, che è un po' come Naku Penda, che è proprio quella più famosa, ma meno turistica. Ci siamo fatti consigliare proprio dalla guida, che ci ha detto essere un po' più tranquilla. Direi di andare, perché come al solito siamo in ritardo e rischiamo anche di non riuscire a iniziare questo video ora. Let's go! Che è una piscina naturale con la droga e è bassissima l'acqua, quindi si può tranquillamente camminare. Eccoci di ritorno dall'escursione. Ora vi racconto tutto perché è stata veramente molto bella, anche se molto intensa e stancante. Infatti io in macchina mi sono addormentata secca e risvegliata una volta arrivati di nuovo alla nostra villa. Tra l'altro ho già scaricato un po' di video sul computer e mi stavo mettendo a editare perché ho un po' di footage effettivamente da farvi vedere. Vi dico anche il nome del porto da cui siamo partiti perché me lo sono salvata. Fumba è qui e la nostra prima tappa è stata Quale Island. Siamo stati molto molto fortunati perché appena arrivati lì, essendo partiti presto, abbiamo preso la barca e siamo arrivati che ancora c'era veramente pochissima, se non quasi nessuno, gente. Poi però si è riempita veramente velocemente e la seconda tappa è stata un punto di snorkeling. Ovviamente non è niente di stratosferico perché lì non c'è una vera e propria barriera corallina, e da lì ci siamo spostati alla foresta delle mangrovie, che sono questi alberi che crescono nell'acqua salmastra. È stato uno spettacolo assurdo, oltretutto con dei colori stupendi, che lì siamo scesi e l'acqua era bassissima, quindi una piscina naturale. Poi siamo andati infine a un'isola proprio lì vicino e in quest'isola ci hanno preparato loro il cibo con tutti i frutti di mare, aragosta, cicala di mare, gamberi. Io adoro, sapete che io non mangio la carne, però ho un debole per il pesce, soprattutto quando sono al mare. E siamo arrivati anche in un punto dove c'è un baobab che ha una storia assurda, ovvero è caduto e cadendo non è morto, ma i rami sono diventati altre radici. Vorrei anche parlare brevemente di una cosa che mi sta molto a cuore. È possibile che vi vengano proposte gite per nuotare con i delfini o che vediate animali messi lì apposta per i turisti? Noi personalmente abbiamo scelto di non fare la gita a Memba, che è un'altra isola a nord, proprio per questo motivo. Promettono di nuotare con i delfini, ma in realtà è molto diverso. Ci sono tante barche che si radunano e rincorrono queste povere creature che sono costrette a scappare, che vengono spesso ferite dalle eliche
delle barche, quindi diciamo questa abbiamo deciso di sorvolarla. Anche quando siamo andati a vedere questo baobab c'erano dei granchi, passano tutto il giorno a salire questo bastone e poi essere strappati via per essere rimessi giù, e ogni turista che viene beccato a fare una foto deve poi pagare, ovviamente incrementando questa pratica assurda di come esiste la scimmietta legata all'albero. Adesso che ci siamo un attimo riposati e rinfrescati è ora di andare a fare una passeggiata in spiaggia al tramonto, che a dir la verità non si vede da questo lato dell'isola, si vede dall'altro verso la Tanzania, però è bello comunque andare a camminare in spiaggia verso quest'ora mentre il sole cala, perché uno, fa meno caldo, e due, la bassa marea, cioè quasi sempre, ora bassa e alta si alternano ogni 6 ore, però di solito, o almeno in questi giorni, abbiamo la bassa marea sempre al tramonto, quindi si può camminare per molto tempo sulla spiaggia, mentre di solito se l'acqua si alza ci sono punti in cui non si riesce più a camminare perché non c'è più spiaggia sostanzialmente. Prepariamoci insieme per la cena. Deodorante. Questo quanto è buono. Poi, visto che stasera non voglio truccarmi, facciamo skincare completa già da ora. Mentre di solito, se voglio truccarmi per andare a cena, mi metto solo un po' di crema idratante e la skincare la faccio quando mi strucco. Devo dire che quest'anno sto avendo molti meno breakouts per quanto riguarda il viso rispetto agli scorsi con il sole e l'acqua del mare. Ora, mentre aspetto che si assorbano questi prodotti per andare a mettere la crema idratante, Step crema corpo, questa ha un profumo fantastico, quindi ve la straconsiglio, ed è perfetta come dopo sole, infatti è lenitiva. Io devo dire che sono stata brava, quindi non mi sono scottata finora. Anche la schiena e le spalle, che di solito sono un po' il mio punto debole, sono perfetti. Top. Credo che anche questa crema abbia fatto il suo dovere. Questo è l'outfit Total Zara, la gonna dovrebbe essere recente quindi credo la possiate ancora trovare. Ora mi devo sistemare ovviamente i capelli e andare a mettere un po' di gioielli. Ah, qui la sera ci sono un sacco di zanzare, assolutamente autan prima di qualsiasi altra cosa. Ed è abbastanza strano perché mentre da noi ci sono bene o male anche di giorno, qui di giorno non c'è l'ombra, forse un po' la mattina, il peggio viene proprio la sera. A proposito, una cosa che mi è stata chiesta da qualcuno di voi su Instagram è che vaccinazioni, che precauzioni sanitarie io abbia preso per venire qui. In realtà questa è la stagione invernale e in più solitamente le precauzioni vere e proprie si prendono se si va a fare un safari in zone magari con tanta acqua paludosa, ristagnante, quindi favorevole alle zanzare. Io non ho fatto assolutamente nulla, non sto prendendo nulla, è un luogo completamente sicuro, soprattutto in questo periodo dell'anno appunto. Questo varia di zona in Africa. Zanzibar di per sé è a bassissimo rischio. Orologio e anelli sono i soliti, sono un po' indecisa sulla collana. Perché per questa gita che abbiamo programmato per questo pomeriggio ci è stato consigliato di vestirci molto molto easy, soprattutto perché stamattina ha piovuto non poco considerando il luogo dove siamo, sicuramente comparato all'Olanda pochissimo, mi va benissimo così. Ma la cosa divertente è che sarà pieno di fango perché andremo comunque nelle foreste, nei loro villaggi, sarà divertente e lo faremo in quad. Quindi mi sono messa questo top nero, un pantaloncino semplice sotto e scarpe chiuse, vedremo come andrà. Tra l'altro io salirò dietro a mio fratello, guiderà lui perché gli è permesso guidare avendo 16 anni e la patente. Faccio guidare mio fratello perché so che è un po' più interessato di me a questa experience. Io sono più interessata a fare foto, video, documentare il tutto. Pregita con il quad. Think about my head, do not you and me in the silence. Stupid shit that my brain would chase fools me and think that I'm trying to sacrifice, make the most of time, get things done and then dying. Tell me you love me, with that I can make it to the
Gita finita, è stata veramente bellissima, molto più di quello che ci aspettavamo, perché eravamo un po' indecisi, a dire la verità, se farla o non farla. Alla fine sono molto molto contenta di averla fatta, perché l'ho apprezzata tantissimo. Siamo andati con i quad in questi villaggi in cui ci sono tantissimi bambini. Abbiamo fatto una prima tappa nei campi di riso, dove ci è stato spiegato un po' come lo lavorano, e abbiamo visto gli alberi di mango. Sono una grandissima amante di questo frutto e non l'avevo mai visto uno, non pensavo fossero così grandi. E una cosa pazzesca che abbiamo visto è questa foresta dove è situato uno dei loro centri abitati, in cui hanno praticamente tutto. Hanno lo zenzero, hanno varie piante che possono servire per aromatizzare, per mangiare, hanno frutta di tutti i tipi. È veramente affascinante, soprattutto ormai essendo così tanto abituati in occidentale a vivere in grandi città, vedere come loro riescono a dare il massimo e a prendere il massimo dalla natura vivendo in stretto contatto con essa. In alcuni villaggi vivono in case fatte interamente di fango, non vivono in condizioni di ricchezza di nessun tipo, si arrangiano con quello che hanno, hanno comunità molto molto solidali tra di loro, e ci è stato spiegato proprio da una guida local che loro fanno tantissimi figli, perché poi sono proprio loro la ricchezza. Vuol dire che poi questi figli si occuperanno di portare il cibo ai genitori, insomma di mantenerli quando cresceranno. Adesso mi metto un po' a bordo piscina e tra un po' ci prepariamo per andare a cena. Non ho ancora idea di dove andremo, però stiamo mangiando veramente benissimo qui, quindi tutte le sere è una scoperta. Mi sono tolta le collane per prendere gli ultimi raggi di sole senza che mi lasciassero il segno, e mi sono messa su questa sdraio a bordo piscina per editare il vlog che state vedendo adesso. Però me lo sto riguardando e devo dire che sono molto soddisfatta. In più proprio la location, le vibes mi piacciono tantissimo, e tutto ciò che sto pensando da quando ho iniziato a registrare è quanto sarà bello riguardarmi questi vlog tra qualche mese o tra qualche anno addirittura. Questa estate in assoluto è in assoluto, perché ancora non è finita, una delle vacanze più belle che io abbia mai fatto. Direi di concludere questo vlog qui. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo video.